Ben ritrovati presso la Galleria Ele di Preganziol in occasione della mostra collettiva dal titolo Trascendenza. Espongono gli artisti Massimo Lincetto, Mara Lorenzini, Grazia Massa, Luigi Piccioni, Mirko Roncelli, Alfredo Saviola, Gabriella Soldatini. Le istanze intellettuali e sociali di Grazia Massa l'hanno portata a concepire l'arte come un mezzo per dare fiducia all'uomo e proiettarlo verso un mondo migliore. L'essere intimista quindi ha portato l'artista a riversare sulla tela una simbologia pittorica nella quale i colori diventano manifestazioni espressive dell'io interiore, come appunto si può notare in colori fortemente espressionisti quali il bianco, il rosso e il nero. Colori per me, il nero sono, diciamo in parole povere, le difficoltà, il rosso è non fermarsi, ossia combattere nel senso diciamo buono della parola, ossia non arrendersi. Il bianco è il raggiungere la luce, per me la luce è importantissima, io fin da piccola ero sempre con gli occhi rivolti, non tanto diciamo da un punto di vista religioso o d'altro, ma come qualcosa di infinito. Questa luce ti porta a considerare l'infinito, a non vedere te stesso come singolo individuo, ma semplicemente come facente parte di qualcosa, di un tutt'uno. Gabriele Soldatini intende l'arte come la possibilità di liberare i propri sentimenti, potendo in tal modo evadere da ciò che la circonda. La ricerca di tale evasione la si riscontra anche nei soggetti cari all'artista, come l'aria, l'acqua e la captazione dell'anima, che, estrapolate dalla natura, le permettono di dare sensibile sfogo alla sua fantasia. I miei elementi fondamentali sono l'aria e l'acqua. Poi, chiaramente, vorrei riuscire a trasmettere alle persone che guardano i miei quadri la loro interiorità più che la mia, perché è ovvio che deve intervenire l'emotività della persona che osserva l'opera. Se questo non succede, purtroppo, diciamo, per me è una sconfitta, perché io ritengo che chi opera deve trasmettere. Diciamo, i soggetti sono importanti relativamente. Alla fine è proprio il risultato che vorrei ottenere, che chi riceve da me possa trasmettere a sua volta qualcosa agli altri. Grazie all'arte, Mirko Roncelli riesce ad evadere dalla quotidianità e rifugiarsi in un mondo altro in cui emergono i propri stati d'animo. Il suo soggetto ideale è dunque il suo io più profondo, che gli catalizza visivamente attraverso rappresentazioni astratte ed informali. Per Luigi Piccioni l'arte è il mezzo per eccellenza per comunicare, sia essa espressa attraverso la dimensione visiva, sonora o gestuale. L'arte quindi deve sempre coinvolgere, infatti l'artista non si pone limiti e il suo soggetto ideale è appunto la sua versatile esecutività, che lo ha portato a spaziare in vari campi della ricerca. Talvolta usa il soggetto femminile, al quale attribuisce valori simbolici ed emozionali. È un percorso che ho iniziato quasi per gioco, no? Intanto uso dei materiali, come in questo caso, dalla ruggine, tiro fuori delle figure, è un po' il gioco delle nuvole. I bambini osservando le nuvole trovano dei fantasmi, trovano dei visi, trovano il proprio interiore, quello che vorrebbero essere, quello che non sono, eccetera, eccetera. È nato per caso. L'arte è una filosofia di vita. Con queste parole Alfredo Saviola ci fa capire come l'arte gli permetta di poter captare e perciò riflettere sulle cose del mondo. Attraverso la rappresentazione di figure, volti e teschi espressi con intenti deformi, l'artista ci induce a riflettere sulla condizione umana contemporanea. Innanzitutto per me l'arte è filosofia di vita. Le mie opere sono sia astratte che figurative e vogliono rappresentare comunque anche la deformità della vita, appunto quelle figurative. Io sono abituato a raffigurare i demoni, perché appunto rappresentano le difficoltà che ogni essere umano in questo mondo ha, purtroppo, perché col passare degli anni per me questo mondo comunque si è deteriorato. Per quanto riguarda invece le opere
diciamo astratte, voglio che sia l'utente finale a capire in quel momento cosa volevo rappresentare, cosa volevo esternare, quindi diventa una sorta di gioco psicologico. La percezione dell'arte come mezzo necessario per vivere porta Mara Lorenzini ad intenderla quale modalità per rappresentare il dato sensibile delle cose. Artista intimista e dai tratti a volte sociali, attraverso i suoi soggetti ella riesce a far emergere quello stato d'animo nascosto che appartiene a tutti gli esseri umani. Le sculture di Massimo Lincetto ci mostrano come egli sia un artista sensibile, capace di riflettere sulle emozioni e le sensazioni dell'uomo. Infatti l'albero, suo tema ricorrente, mostra come l'elemento vegetale, una volta assunto un valore simbolico, sia in grado di fare emergere svariati e reconditi significati. L'albero per me rappresenta l'unione tra la terra e il cielo, cioè tra quello che io sono qui oggi e quello che io sarò domani. E l'albero mi rappresenta anche il mio radicamento, cioè quello che io sono qui oggi, in questo momento. E anche perché anche noi siamo un po' alberi, cioè il fatto di essere qui sulla terra e di guardare sempre anche il cielo. E poi l'albero è proprio il ciclo della vita,